Ogni lode a Dio, a cui ogni lode è dovuta. Durante l'anno 1957 vissi l'esperienza, per grazia di Dio, di un risveglio spirituale che mi ha portato a una vita più piena, più ricca e più produttiva. In quel tempo, con gratitudine, chiesi umilmente che mi fossero dati i mezzi e il privilegio per rendere gli altri felici attraverso la musica. E credo che questo sia stato garantito attraverso la sua grazia. Ogni lode a Dio. Così scriveva John Coltrane nel presentare il suo album Love Supreme, album che è stato registrato esattamente 50 anni fa, anzi addirittura forse siamo proprio nel momento preciso della registrazione 50 anni fa, perché come era abbastanza abituale per il sassofonista, era arrivato in tarda serata a casa di Rudy Van Gelder, il tecnico del suono che ha firmato una serie di capolavori del jazz, e il fatto di registrare in ore serali e notturne era piuttosto la regola per John Coltrane. Un album per il quale John Coltrane aveva già previsto tutto quanto, lo dicono più testimonianze, lo dice lo stesso Rudy Van Gelder, per esempio, che dice una cosa abbastanza inusuale era che per A Love Supreme John Coltrane avesse già progettato tutta quanta la musica e infatti registrò la suite di seguito. E c'è anche la testimonianza di Alice, la moglie. Si erano trasferiti da poco nel 64 in una nuova casa a Long Island, e Coltrane per qualche giorno era un po' sparito, si era ritirato in una stanza dove raramente andavano, e racconta Alice Coltrane di quando finalmente riapparve. Era come Mosè che veniva giù dalle montagne, è sceso giù e c'era questa gioia, questa pace nella sua faccia, questa tranquillità, e allora gli ho detto: dimmi tutto, ti abbiamo visto così poco negli scorsi 4-5 giorni. E lui disse: questa è la prima volta che ho ricevuto tutta la musica per quello che voglio registrare in una suite. Questa è la prima volta che ho tutto quanto pronto. Così diceva John Coltrane, e per l'appunto 50 anni fa, il 9 dicembre 1964, si recava negli studi di Rudy Van Gelder per registrare questo album diviso, una lunga suite divisa in quattro parti: Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm. Noi l'ascolteremo in più fasi, in più momenti questa notte di battiti, per rendere omaggio ovviamente a questo capolavoro assoluto della storia della musica, e l'ascolteremo anche in registrazioni diverse. Sono spuntate fuori in maniera ufficiale, diciamo così, delle registrazioni come quella dal vivo, l'unica effettuata dal vivo, l'unica volta in cui Coltrane ha suonato dal vivo l'intera suite di Love Supreme in Francia ad Antibes, e poi le tracce che aveva registrato insieme a Archie Shepp e Art Davis, che però non erano mai comparse nel disco. Abbiamo sentito l'inizio, Acknowledgement, che con questo incipit che è uno dei più noti e più famosi e più belli della storia della musica. Adesso ascoltiamo però la seconda parte, l'ascoltiamo per intero. Il quartetto di John Coltrane era completato da McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria. Questa è Resolution. Thank you.
E questa era la seconda parte della suite Love Supreme Resolution, in cui c'era anche un ingresso piuttosto forte di Coltrane con il suo sassofono. Lui stesso aveva dichiarato: per me, quando passo da un momento calmo a un momento di estrema tensione, gli unici fattori che mi spingono sono i fattori emozionali, con l'esclusione di ogni considerazione musicale. C'è nel doppio CD che è stato pubblicato un bel po' di anni fa, in cui viene non solo riportato all'edizione che tutti conosciamo di Love Supreme, ma anche, come detto prima, quella di registrata dal vivo Antibes, e le tracce registrate con Archie Shepp e Art Davis. Ci sono anche delle note scritte da Ravi Coltrane, dal figlio di John Coltrane, chiamato Ravi in onore di Ravi Shankar. E scrive Ravi Coltrane: ci sono molti modi per guardare ad un album dal punto di vista tecnico, dal punto di vista musicale, storicamente, culturalmente, nel contesto della carriera di un artista. E dopo aver spiegato alcune caratteristiche tecniche specifiche di questo lavoro, dopo aver isolato un paio di cellule musicali che vengono ripetute e aver riscontrato, che peraltro si ritrovano anche in una serie di altre composizioni di Coltrane, e aver legato questo a una serie di studi che il padre compiva dal punto di vista numerologico, per esempio, legando e cercando probabilmente quasi fosse una sorta di regola aurea, una costruzione musicale che in qualche modo rispecchiasse la posizione dell'uomo nella natura, dell'uomo nel cosmo. Conclude Ravi Coltrane, dopo aver appunto analizzato anche tutti quanti gli aspetti tecnici, che la cosa più incredibile è che dopo che ho considerato Love Supreme da un angolo di osservazione puramente tecnico, questa suite riafferma il messaggio spirituale che ho sentito all'inizio. Dopo tutti gli esami e dopo tutte le teorizzazioni intorno alla sua musica, l'espressività di John Coltrane e la purezza delle sue intenzioni trascendono qualunque preconcetto. Dicevamo che il 10 dicembre John Coltrane torna negli studi di Englewood Cliffs nel New Jersey, gli studi di Rudy Van Gelder, per registrare ancora Love Supreme, e lo fa portandosi dietro Archie Shepp e Art Davis. Con loro registra probabilmente soltanto una traccia, che è poi la traccia di apertura del brano. Viene confermato anche in parte dalle parole che lui stesso ha scritto nelle note di copertina, quando alla fine del suo scritto ringrazia i musicisti, ringrazia Elvin Jones, Jimmy Garrison e McCoy Tyner: voglio ringraziarvi per tutto quello che date ogni volta che suonate il vostro strumento. Ed anche al sax tenore Archie Shepp e al bassista Art Davis, che hanno entrambi registrato una traccia che purtroppo non sarà pubblicata questa volta. E il mio apprezzamento più profondo per il vostro lavoro nella musica passato e presente, e nel futuro, nel prossimo futuro, spero che ci saranno ancora occasioni per continuare il lavoro che abbiamo cominciato qui. Noi ascoltiamo proprio una delle take fatte con questa formazione, con l'aggiunta quindi di Archie Shepp e di Art Davis, di Acknowledgement. Thank you.
che bellezza questa musica che cambia in continuazione, che si rinnova sempre, che si trasforma, mai due volte suonata nello stesso modo. Avete sentito proprio fin dall'inizio addirittura il modo di portare il tempo di Elvin Jones, che aveva degli accenti inusuali, degli accenti quasi afrocubani, ma anche il tema stesso veniva cambiato, non soltanto veniva affidato a Archie Shepp, che lo faceva a modo suo, poi un po' tutto quanto veniva trasformato, e Coltrane aveva lasciato un sacco di spazio proprio anche ad Archie Shepp, e poi probabilmente la decisione comunque di lasciare invece la versione in quartetto, che sicuramente rimane molto più unitaria, legata, vicina appunto a un'idea di suite. Questa era la registrazione, una delle take effettuate nella sera del 10 dicembre del 1964, al quartetto di John Coltrane con McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Elvin Jones. Si erano uniti per l'appunto Archie Shepp al sax tenore e Art Davis al contrabbasso. Coltrane ha passato praticamente tutta la sua carriera suonando nei locali, nei bar, nei club. Noi spesso tendiamo a dimenticarcene, perché oggi siamo più abituati a vedere i concerti jazz direttamente nei teatri o comunque in posti dove l'ascolto è tendenzialmente migliore, ma tutto il jazz più straordinario, fino almeno a tutti gli anni 60 e anche successivamente, è stato suonato per lo più all'interno dei club, il che vuol dire anche per esempio davanti a un pubblico vociante, talvolta irrispettoso, con i camerieri che passavano, servivano da bere, molto spesso in alcune registrazioni si sente proprio il tintinnio dei bicchieri in sottofondo. E a un certo punto Coltrane lo dichiara, dice proprio questa cosa nel 1966: c'è stato un momento in cui andava bene, benissimo suonare nei club, perché con la mia musica mi sentivo che c'era un sacco di lavoro da fare, ma la musica, visto che cambia, un sacco di volte non c'è ragione di sentire qualcuno che fa tintinnare un bicchiere o qualcuno che chiede i soldi proprio nel mezzo di un solo di Jimmy Garrison. Penso che la musica si sta evolvendo in qualcos'altro, e così dobbiamo trovare il tipo di posti dove possiamo suonare. L'offerta da parte del Festival Jazz di Antibes, che nel giro di pochi anni era già cresciuto come uno dei festival più importanti a livello europeo, forse probabilmente il festival più importante di jazz in Europa, l'offerta appunto di eseguire la suite arrivò subito dopo, nel luglio del 1965, e John Coltrane era in cartellone per due sere, tra l'altro era preceduto, nei due giorni precedenti era preceduto da Nina Simone, Staff Smith e altri musicisti ancora. La registrazione che noi sentiamo proviene dal concerto del 26 luglio del 1965, la suite viene eseguita per intero, lasciando anche in parte un po' esterrefatto il pubblico, che si aspettava un concerto più lungo, ma come André Francis, il presentatore, poi terrà a specificare, quella era musica che era fatta per essere suonata in questo modo. Coltrane aveva dato tutto se stesso nell'eseguirla. Il brano che ascoltiamo è la terza parte della suite, ne ascoltiamo almeno una parte, che inizia, già lo sentiamo in sottofondo, con un solo di Elvin Jones, e poi entrano gli altri musicisti fino a lasciarli soli, John Coltrane e Elvin Jones. Questa è Pulson. We'll be right back.
Questa era appunto una parte di Pursuans nella versione dal vivo eseguita il 26 luglio del 1965 al Festival di Jazz di Antibes a Juan-les-Pins in Francia e, come avete sentito, McCoy Tyner e poi subito dopo Jimmy Garrison abbandonano i due, quindi John Coltrane e Vin Jones rimangono soli, anticipando quello che Coltrane farà poi due anni dopo insieme a Rashid Ali nelle registrazioni che daranno vita all'album Interstellar Space. E c'era tutto Coltrane in questo frangente, i suoi sheets of sound, i salti di registro estremi dai toni più gravi ai toni più acuti, una ricerca inesausta delle possibilità espressive del suo strumento, della sua voce, un suono urlato, lacerato, quasi potremmo definirla una sorta di invocazione ruvida, però limpidissima. Insomma, Coltrane a livelli veramente stratosferici. Passiamo a una cosa completamente differente, una versione di A Love Supreme riarrangiata da Alice Coltrane. È stato un disco e un brano a lungo controverso, e Alice Coltrane in quegli anni non ha mai avuto probabilmente il riconoscimento dovuto. Soltanto in anni più recenti, direi, è stata riconosciuta come una musicista assolutamente geniale. Incise Alice Coltrane nel 1971 nell'album World Galaxy una versione molto particolare di Love Supreme, ridotta a poco più di 10 minuti. Con lei c'erano Frank Lowe al sax, c'era Reggie Workman al contrabbasso, Ben Riley alla batteria, Leroy Jenkins che suona, fa il solo di violino, e Elaine Jones ai timpani, e poi c'erano gli archi. Alice Coltrane aveva arrangiato il brano, lei stessa suonava pianoforte, organo, percussioni vari e arpa. Questa è la sua splendida, incredibile, stranissima versione di A Love Supreme. Love is a sacred word. Love is the name of God. The entire universe is created with love, by love, and in love. Love is the beginning, love is the continuation, and love is the end. Love for love's sake is divine. It is constructive. It is beautiful. It brings peace. It brings harmony. It brings joy to the lover and to the lover. But if love based on selfishness, egoism, the very same love brings destruction. Peace and harmony is based on love. When used properly by a selfless mind for the benefit of the humanity, love knows no business. Love knows no bargain. Love never expects anything in return. Love knows only giving, giving and giving, without even waiting for a thank you. Such a love is the supreme one.
that that love supreme reign over the universe. Om Shanti, Shanti. La voce del Guru Sachidananda per, con questa poesia inserita da Alice Coltrane nella sua versione bellissima, psichedelica e funky di Love Supreme, registrata nel 1971. Swami Sachidananda legge una sua poesia che potrebbe fare il paio con quella che John Coltrane scrive nella copertina stesso dell'album, una poesia di lode ancora. Farò tutto quello che è possibile per essere degno di te, o Signore, grazie Dio, non c'è nessun altro, Dio è ed è così bello, Dio è tutto. Questo è il suo testo, una poesia molto, molto semplice, una poesia devozionale in cui ripete più o meno sempre la stessa cosa, che però dimostra il carattere profondamente spirituale di questo lavoro, spirituale in senso più basso, perché John Coltrane stesso aveva dichiarato di credere in tutte le religioni, il suo era una sorta di panteismo, se vogliamo, non limitato soltanto ad una religione. Love Supreme si conclude con l'ultimo brano, Psalm, che viene annunciato dallo stesso Coltrane come una musical narration of the theme, come una narrazione musicale del tema. In realtà è esattamente la messa in musica del testo della poesia Love Supreme. Se volete potete anche farlo, avete il testo sul libretto del disco e potete, mentre John Coltrane suona il suo tema, riconoscere proprio le sillabe della poesia suonate. Noi chiudiamo proprio con questa ultima parte della suite, con questo psalm da Love Supreme, che è stato registrato esattamente 50 anni fa, il capolavoro, uno dei capolavori di John Coltrane, e sicuramente uno dei capolavori della storia della musica.
Et donc, pour ce disque Love Supreme, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il aura fait. Et quand il a commencé à chanter Love Supreme, Love Supreme, tout était nouveau pour moi. Para todos la luz. Para todos todos.